Operazione antidroga nel territorio provinciale, arrestate 3 persone per spaccio di hashish e marijuana tra gli arrestati, uno scoglitese, in azione anche le unità cinofile. Per uno sguardo di troppo ad una ragazza, un giovane finisce in ospedale con la mandibola fratturata. L'episodio a Mareli di Ragusa, l'aggressore scappa, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Sarebbe fuori pericolo la coppia di coniugi messinesi rimasta intossicata in un albergo di Ragusa per esalazione nociva di una condotta fognaria, scagionato il proprietario dell'albergo. Aspettando le elezioni regionali, a giorni gli annunci ufficiali delle candidature, Tello Musumeci si curò nel centrodestra, mentre il PD, uscente Rosario Crocetta, torna a chiedere le primarie. Oggi Ragusa festeggia il suo patrono principale, San Giovanni Battista, con la devozione dei fedeli che raggiunge la massima intensità nel tardo pomeriggio la processione per le vie del capoluogo. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Dunque, cronache in apertura con le forze dell'ordine, in particolare carabinieri e polizia impegnati nell'ultimo fine settimana di agosto in diverse attività e controlli, soprattutto lungo il litorale Ibleo. In corso di un'operazione antidroga, ad esempio, proprio i carabinieri hanno arrestato 3 persone rispettivamente a Scoglitti, Santa Croce, Camerina e Mazzarone, droga sequestrata del tipo hashish. L'operazione si è avvalsa anche dell'ausilio di unità cinofile. Numerose perquisizioni, anche con l'ausilio di unità cinofile, sul fronte del contrasto allo spaccio sono state effettuate nel fine settimana da parte dei carabinieri del comando provinciale, perquisizioni che hanno interessato persone già individuate quali spacciatori al dettaglio. Al termine sono state tratte in arresto 3 persone. Carmelo Leone, 41 anni, di Scoglitti, trovato in possesso di 30 grammi di hash e di 30 di marijuana, già pronte per essere messa sul mercato. Mario Di Nicola, 42 anni, di Santa Croce Camerina, con addosso 12 panetti di hashish, oltre alla somma di 830 euro. E ancora Vitolo Magno, 47 anni, di Mazzarrone, anche lui con 12 panetti dello stesso stupefacente. La quantità della droga rinvenuta e la circostanza che uno dei 3 sia residente in provincia di Catania viene considerata importante dagli inquirenti, in quanto dà un'idea dei notevoli volumi che l'attività di spaccio assume nei mesi estivi nelle località turistiche della provincia. Il lavoro dei carabinieri quindi proseguirà anche nei prossimi giorni per cercare di individuare i canali di approvvigionamento dei pusher e le rotte attraverso le quali la droga approda nel territorio ragusano. In azione anche gli uomini del commissariato di Vittoria nel questo fine settimana, il bilancio dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, di un arresto e di 9 persone denunciate. Un'intensa attività di polizia ha caratterizzato a Vittoria l'ultimo fine settimana di agosto, con gli uomini del locale commissariato impegnati in servizi di ordine pubblico che hanno portato all'arresto di una persona e a 9 denunce, in particolare arresti domiciliari finito Giuseppe Migliore, 43 anni, originario di Butere. Nel corso di una perquisizione domiciliare a Vittoria, gli agenti hanno notato che il contatore dell'Enel era staccato, ma tutta la casa usufruiva ugualmente di energia elettrica. Si è così scoperto che era stato effettuato un allaccio abusivo e con un pezzetto di muro ricoperto di cemento. I tecnici dell'Enel intervenuti hanno quindi potuto constatare che l'energia elettrica prelevata non veniva misurata. Per Roma è scattata quindi la denuncia penale. Trattandosi di furto aggravato, sono scattati anche gli arresti domiciliari. Lavoro straordinario anche per le volanti, impegnate per numerose richieste di intervento in relazione a reati inerenti varie querele da parte di cittadini. Il bilancio, in questo caso, è stato di 9 denunce, 2 donne e 7 uomini, reati che vanno dalle lesioni personali alle minacce, fino alla sottrazione di persone incapaci di intendere e volere. In particolare si tratta di diverbi tra nuclei familiari che col tempo si sono deteriorati e che hanno portato alle querele prima e alle denunce poi. Ancora un episodio di violenza lungo il litorale Ibleo, stavolta è toccata a Marina di Ragusa, dove un giovane sedicenne ha riportato la frattura della mandibola, pare per uno sguardo di troppo, ad una ragazza. La lunga estate delle violenze sul litorale Ibleo non sembra aver fine. Dopo il bagnino malmenato a Scoglitti, le risse notturne nelle piazze della Movide e sugli arenili, anche la tranquilla Maria di Ragusa è entrata nella spirale dei colpi proibiti. Stavolta la vittima è un sedicenne che pare avesse rivolto uno sguardo di troppo ad una ragazza durante il passeggio sul lungomare Andrea Doria.
Un fatto questo ritenuto offensivo da un accompagnatore della stessa che, dopo qualche parola di troppo, si è scagliato sul malcapitato colpendolo con violenza inaudita fino a procurargli la frattura della mandibola, poi è scappato via temendo l'arrivo delle forze dell'ordine. Sconvolti naturalmente gli ignari passanti del lungomare per la scena da Far West, qualcuno ha poi chiamato il 118 che, prontamente accorso, ha prestato le prime cure al giovane. Trasportato in ospedale, sarà sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico facciale. Avviate naturalmente le indagini da parte delle forze dell'ordine che si possono basare attualmente solo sulle testimonianze di alcuni presenti che hanno descritto per sommi capi le fattezze dell'aggressore. E sarebbe intanto fuori pericolo la coppia di sessantenni di Messina, rimasta intossicata in un albergo a Ragusa a causa, pare, di esalazioni nocive provenienti da una condotta fognaria, scagionata intanto il proprietario della struttura ricettiva, che non c'entra nulla, pare, con quanto accaduto. Erano arrivati negli ospedali di Catania e Siracusa in gravissime condizioni, ma adesso sembrano fuori pericolo. Si tratta della coppia di coniugi messinesi, sessantenni, in viaggio di nozze che avevano trovato alloggio in un albergo a Ragusa. A causa, come è noto, di una fuoriuscita di gas nocivi entrata nella loro camera, provocata sembra da un guasto per lavori su una strada adiacente, i due erano passati dal sonno allo stato di incoscienza, in particolare per problemi respiratori, tant'è che la polizia, accorsa dopo la chiamata del proprietario, li ha trovati privi di sensi. Ora sono entrambi ricoverati appunto in due ospedali, Catania e Siracusa, essendo gli unici nosocomi con le cape iperbariche disponibili. Le condizioni all'ultima ora sono fortunatamente migliorate, specie quelle della donna, per cui si può adesso parlare di pericolo scongiurato. Il proprietario dell'albergo allo stesso tempo non avrebbe alcuna colpa per l'accaduto. Le forze dell'ordine hanno infatti ricostruito tutta la vicenda, degna di un film dell'orrore, e hanno potuto accertare che le esalazioni provenivano dall'esterno, scagionando quindi la struttura ricettiva. Incidente mortale a Gela, una parrucchiera, Nuccia Vullo di 35 anni, la figlia di 6, sono state travolte ieri sera da un'auto in via Venezia. La donna è morta dopo il ricovero in ospedale, mentre la bambina, che ha subito un grave trauma cranico, è stata trasferita in una struttura ospedaliera più attrezzata. L'investitore, dopo l'incidente, ha proseguito la sua corsa rendendosi irreperibile, ma poi si è costituito facendo ritrovare anche l'auto che aveva nascosto in garage. Voltiamo pagina. Aspettando le elezioni regionali a novembre, mentre il centrodestra ha fatto convergere le indicazioni sul candidato Nello Musumeci, nel PD il dibattito interno al partito riguarda in particolare Rosario Crocetta e Fabrizio Micari. La scelta spetterà alla direzione generale, che dovrebbe riunirsi a breve, ma Crocetta insiste, chiede le primarie. In casa PD, nella corsa alla presidenza della regione, comincia a tratteggiarsi con sempre maggiore evidenza un appoggio a Fabrizio Micari, ma si comincia anche a delineare il quadro, che dovrebbe sciogliere il nodo su candidati e alleanze, e uno di questi riguarda proprio il governatore uscente, Rosario Crocetta, che non pensa minimamente di farsi da parte e anzi punta ad una ricandidatura. E non a caso il senatore Beppe Lumia, vicino al governatore ed eletto 4 anni fa al Senato grazie al megafono dello stesso Crocetta, ha rilanciato di recente l'ipotesi delle primarie per scegliere il candidato. Ma la scelta finale, come è noto, spetta alla direzione generale del partito, che potrebbe essere convocata a giorni. Intanto lo stesso governatore è stato in visita a Modica, ospite a Palazzo San Domenico del sindaco Abate. Sull'argomento elezione ha dichiarato, senza giri di parole, che si candiderà e lo statuto del partito parla chiaro. Se ci sono altri candidati, dice Crocetta, bisogna fare le primarie. Per quanto riguarda Micari, ha chiosato il governatore, i quadri dirigenti di un partito non si selezionano per pubblico concorso. Servono consensi, valori e la conoscenza di un territorio. E poi un gruppo di potere palermitano ben identificato e un'area romana del partito non può imporre un candidato ai siciliani. Io ho rispetto per Micari e anche per Musumeci, ha concluso Crocetta, ma sono abituato a lottare e mi batterò per vincere. Intanto le prossime ore dovrebbero essere in chiave regionali quelle degli annunci ufficiali delle candidature. Mancano infatti poco meno di 2 mesi, il quadro dovrà essere chiaro e definitivo. E nel centrodestra, Nello Musumeci, non senza fatica, arriva alla sua terza candidatura in Sicilia. In vista delle regionali manca solo l'ufficialità, ma i due nomi in campo sarebbero quelli del civico Fabrizio Micari e del politico Nello Musumeci. A questi potrebbero aggiungersi anche Claudio Fava e Rosario Crocetta, se dal PD verranno tirati fuori le primarie. Nel centrodestra, quindi, dopo mesi di sofferenza, alla fine Musumeci sembra aver raccolto quella convergenza unitaria a cui puntava. Così i rumors degli ultimi giorni raccontano di un Berlusconi disposto a lasciare campo all'uomo col pizzetto.
magari puntando sul famoso ticket, e quindi con Gaetano Armao in qualità di vice, se lo vorrà, per cercare di offrire garanzie a quei centristi e autonomisti che non vorrebbero Musumeci candidato. Le prossime ore saranno comunque quelle decisive degli annunci ufficiali, ma se come sembra la spaccatura sarà scongiurata, il centrodestra siciliano potrà puntare con decisione alla presidenza della regione. Come ai tempi d'oro e con un politico che non proviene dalla DC, anzi con un suo storico avversario. Le tematiche della scuola, il direttore generale dell'OSR per la Sicilia, Maria Luisa Altomonte, riceverà domani, mercoledì 30 agosto, una folta delegazione sindacale del comparto scuola. Saranno presenti, tra gli altri, i segretari regionali e provinciali di categoria, anche l'assessore all'istruzione, Bruno Marziano, che proprio ieri, partecipando ad una afferrata assemblea sindacale, ha assunto la decisione di contattare per un incontro il direttore generale dell'USR per stabilire una volta per tutte la sede professionale e lavorativa di centinaia di insegnanti della provincia, molte delle quali, come è noto, destinate presso una sede al nord. Ragusa oggi festeggia il suo patrono San Giovanni Battista con la devozione dei fedeli che raggiunge massimi momenti di intensità e anche il giorno della solenne processione per le vie principali del centro. Ragusa in festa oggi per i solenni festeggiamenti, il patrono principale San Giovanni Battista, un momento in cui la devozione dei fedeli vive le ore più intense e speciali, a cominciare dalla mattinata dove la cattedrale ha visto un notevole afflusso di cittadini per seguire le varie celebrazioni eucaristiche. Nel tardo pomeriggio, come da tradizione, la solenne processione con l'arca santa, seguita dalla moltitudine di ceri votivi, cui partecipano il clero locale e le autorità cittadine. All'arrivo in piazza San Giovanni, al termine della lunga processione, il tradizionale saluto del vescovo, Monsignor Carmelo Cutitta, ai fedeli e alla città. A seguire lo spettacolo pirotecnico e poi il rientro del simulacro in cattedrale, dove viene celebrata l'ultima messa animata dalla corale giovanile. Contemporaneamente, in piazza San Giovanni, le note del tradizionale concerto dell'orchestra di fiati San Giorgio Città di Ragusa, diretta dal maestro Giacomo Antonio Palermo. A mezzanotte, quindi, la chiusura dei festeggiamenti con i fuochi pirotecnici. La festa proseguirà però nei prossimi giorni con due serate della rassegna teatrale Monsignor Pennisi e il 1 settembre con la consegna del braccio reliquario presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata. Restiamo in tema, ci sono polemiche perché il piccolo teatro popolare di Ragusa, al piccolo teatro popolare di Ragusa non è piaciuto il cambio di indirizzo della rassegna teatrale dedicata a Monsignor Pennisi, che come è noto fino all'anno scorso era destinata ai gruppi amatoriali ragusani. Abbiamo notato, dicono, con sorpresa il cambio di indirizzo della rassegna nata in memoria appunto di Monsignor Pennisi, vescovo di Ragusa negli anni dal 50 al 74, ma anche apprezzato come mediografo. Non vogliamo qui discutere il valore artistico della rassegna regionale del teatro comico, dicono dal piccolo teatro popolare, ma registrare la scomparsa di un evento che rappresentava l'ancoraggio al territorio, quindi ai cittadini del teatro amatoriale locale, che vive oggi, o meglio sopravvive, grazie a queste sparute iniziative. La frazione di San Giacomo a Ragusa è pronta a rifarsi in tanti look in vista della 18ª edizione della Rassegna dei Sapori in programma domenica prossima. Il tutto organizzato come sempre dall'associazione Il Tellesimo. Ci sarà spazio non solo per la degustazione di prodotti a chilometro zero, ma anche ad una vetrina adeguata sull'oggettistica e sull'artigianato tradizionale. La rassegna dei sapori in programma domenica 3 settembre a San Giacomo e anche tutto questo con l'associazione Il Tellesimo, che ha infatti promosso un'esposizione grazie alla quale sarà possibile ammirare le peculiarità di alcuni percorsi contadini che hanno contrassegnato il passato recente e remoto dell'intera frazione ragusana. Esposizione che sarà allestita nello spazio antistante la chiesa, dove venerdì 1 settembre prenderanno il via i festeggiamenti in onore della Madonna e andranno avanti sino a domenica. Occasione quindi dalla rassegna dei sapori, affermo gli organizzatori, che sarà un risultato proficuo in questi ultimi anni perché, in coincidenza con l'evento, sono state avviate una serie di iniziative che hanno consentito di risolvere questioni riguardanti il decoro dell'intera area. E come ogni anno, infatti, sapendo che verranno numerosi visitatori, si è cercato di presentare la frazione nel modo più decoroso possibile. Ecco perché verrà avviata anche a giorno una pulizia straordinaria del sito, mentre la macchina organizzativa della kermesse si è già messa in moto, ancora una volta in vetrina i prodotti genuini della terra eblea, che saranno certamente apprezzati dai buongustai, senza dimenticare altre iniziative, quali intrattenimenti musicali, che permetteranno a cittadini e visitatori di poter trascorrere qualche ora all'insegna della spensieratezza e del divertimento.
Al PD di Ragusa la riqualificazione dei bassi esterni al castello di Donna Fugata non risultano soddisfacenti. Per il capogruppo Mario D'Asta, infatti, quando ci sono sempre di mezzi grillini, i lavori vengono eseguiti sempre in maniera superficiale e dozzinale. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dei bassi esterni del castello di Donna Fugata, come ogni cosa che purtroppo riguarda in questo periodo l'antico maniero. Anche quest'ultimo intervento è stato fatto in maniera superficiale e dozzinale. Lo sottolinea il capogruppo del PD, Mario D'Asta, dopo aver raccolto una serie di segnalazioni sugli interventi effettuati. Quando sono stati annunciati i lavori, rileva D'Asta, abbiamo tirato un sospiro di sollievo, visto che sarebbe stata risolta un'anomalia annosa. Purtroppo però, come spesso succede quando ci sono di mezzi grillini, il restauro effettuato sembra non abbia incontrato il favore di turisti addetti ai lavori. Emerge infatti come i lavori siano stati effettuati in fretta e furia, e con un graffiato anni 70 che nulla ha a che vedere col contesto circostante, per non parlare dell'impiantito lasciato attorno alle porte, insomma un vero disastro. Dal PD c'è quindi l'intenzione di portare la questione in consiglio comunale, si spera di ricevere, dice D'Asta, tutte risposte dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dal sindaco Piccitto, che avrebbe il dovere, rimarcano dall'opposizione, di valorizzare ed esaltare le peculiarità dell'antico maniero, tra l'altro meta continua di turisti e visitatori. Consueta breve pausa, ci fermiamo a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Operazione antidroga nel territorio provinciale, arrestate 3 persone per spaccio di hashish e marijuana, tra gli arrestati uno scoglittese, in azione anche le unità cinofile. Arresti al termine di numerose perquisizioni domiciliari effettuate nel fine settimana in manette Carmelo Leone di Scoglitti, Mario Di Nicolo di Santa Croce e Vito Lomagno di Mazzarone, anche 830 euro come provento dello spaccio. Per uno sguardo di troppo ad una ragazza, un giovane finisce in ospedale con la mandibola fratturata. L'episodio a Mareli di Ragusa, l'aggressore scappa attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Ancora episodi di violenza in quest'estate lungo le località balneari della provincia. A soccorrere il giovane, il 118 allestato alcuni passanti, che avevano assistito sconvolti all'aggressione, pare per futili motivi. Sarebbe fuori pericolo la coppia di coniugi messinesi rimasta intossicata in un albergo di Ragusa per esalazione nociva di una condotta fognaria, scagionato il proprietario dell'albergo. La polizia aveva trovato la coppia priva di sensi, quindi il trasferimento agli ospedali di Catania e Siracusa, gli unici come camere iperbariche disponibili. Migliora soprattutto la donna, ma il peggio sembra ormai alle spalle. Aspettando le elezioni regionali, a giorni gli annunci ufficiali delle candidature. Nello Musumeci sicuro nel centrodestra, mentre nel PD l'uscente Rosario Crocetta torna a chiedere le primarie. Lo statuto del partito in questo senso di Crocetta parla chiaro. Per quanto riguarda poi Fabrizio Micari, aggiunge Crocetti, i quadri dirigenti di un partito non si selezionano per pubblico concorso, ma servono consenso e conoscenza del territorio. Oggi Ragusa festeggia il suo patrono principale San Giovanni Battista con la devozione dei fedeli che raggiunge la massima intensità nel tardo pomeriggio la processione per le vie del capoluogo. All'arrivo in piazza San Giovanni tradizionale saluto del vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta, a seguire spettacolo pirotecnico e rientro in cattedrale con l'ultima messa e l'animazione della corale. Nei prossimi giorni anche la rassegna teatrale Monsignor Pennisi. Dopo il riepilogo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.